TGiorno su Teletruria, ben ritrovati a tutti voi. In apertura ci occupiamo subito di cronaca. È accusata di aver colpito un giovane con un coltello. Una donna è stata arrestata per tentato omicidio in Valdarno. L'episodio risale allo scorso fine settimana, ad intervenire i carabinieri di Cavriglia. I dettagli. Ventenne si presenta al pronto soccorso dell'ospedale valdarnese della Gruccia con profonde ferite da taglio ad entrambe le mani e al torace, con un livello non profondo di penetrazione solo grazie alla fortuita circostanza che il fendente aveva colpito la cerniera del giubbotto indossato dal ragazzo. Data la natura dolosa dell'evento, così come previsto dai protocolli e dalla normativa vigente, il medico di turno ha avvisato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Cavriglia che da un iniziale colloquio cui ha avuto con la vittima ha potuto ricostruire una prima sommaria dinamica dei fatti, stabilire che il ventenne era stato aggredito da una donna che lo aveva colpito con diversi fendenti. La donna è stata rintracciata nella sua abitazione, aveva ancora pantaloni e scarpe intrise di sangue, secondo quanto riferito dai carabinieri, mentre nel corso della perquisizione eseguita in casa è stata trovata una felpa, anche questa sporca di sangue, pronta per essere lavata e portata in lavanderia. Nel giardino di casa, seguendo delle tracce ematiche, gli uomini dell'arma hanno recuperato un grosso coltello da cucina utilizzato per l'aggressione. Per la donna, precisa la nota dei carabinieri, è scattato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio. Da capire movente e motivazioni del gesto. Cambiamo argomento, arrivano dati che portano in primo piano la bellezza del nostro territorio con le sue espressioni artistiche. La mostra di Vasari ha avuto subito un grande impatto, mentre da New York grande riscontro per il politico del Lorenzetti esposto al Metropolitan. Nel lungo fine settimana di Ogni Santi da tutto esaurito sono i numeri a parlare. La mostra Vasari, il teatro delle virtù, porta a casa oltre 2.000 biglietti, 2.123 per l'esattezza, un esordio brillante che va a premiare anche il lavoro di promozione a monte. Una mostra e una figura, quella di Vasari, apprezzata anche dal governatore della Toscana, Eugenio Giani. Vasari è il vero ministro della cultura di Cosimo I de' Medici, l'uomo che ha fondato la Toscana moderna. E Vasari è quindi prima di tutto un uomo politico, ma contemporaneamente è lo scultore, il pittore, l'architetto, che nella sua poliedricità rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la Toscana e per Cosimo. Il fatto di questa bella mostra nella sua città, la sua Arezzo, è un fatto molto importante in questo che è l'anniversario dei 450 anni dalla morte. L'arte dunque come strumento di promozione e valorizzazione, sia in casa che fuori, come dimostrano altri numeri, quelli che arrivano da oltreoceano, da New York, dove la Pala Tarlati è stata ammirata da 40.000 persone. Sono questi infatti gli ingressi ufficiali delle prime due settimane dell'esposizione al Metropolitan Museum Siena, la grande stagione della pittura 1300-1350, in cui rientra anche il Lorenzetti e la pala d'altare della Pieve di Arezzo. Celebrata anche ad Arezzo la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, la mattina si è aperta al Sacrario Militare di Via dell'Anfiteatro con gli onori ai caduti e la deposizione di una corona d'alloro alla presenza delle forze dell'ordine e di civili e militari. Si sono aperte con la cerimonia solenne dell'alza bandiera le celebrazioni aretine per il 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Subito dopo, al Sacrario Militare di Via dell'Anfiteatro, gli onori ai caduti con la deposizione di una corona d'alloro alla presenza di forze dell'ordine civili e militari. Il fatto che noi celebriamo la fine di una guerra forse ci dovrebbe suggerire che oggi festeggiamo anche la pace. Siamo in un momento in cui abbiamo la guerra vicina in Medio Oriente e in Ucraina. È un momento di riflessione, io ritengo questo. Non a caso questa festa, che per anni era stata quella della fine della Prima Guerra Mondiale, è diventata anche la festa dell'Unità Nazionale. Ecco, quindi io darei l'accento proprio a questo, l'Unità Nazionale, nel senso che questo Paese si fa latore per tutti, per molti, ma io dico per tutti, di un messaggio di pace per il futuro. La cerimonia si è poi spostata in Piazza San Jacopo, dove è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Sono stati gli studenti dell'Istituto Comprensivo Cesalpino di Arezzo ad eseguire l'inno di Mameli e gli altri brani musicali. Ci stringiamo accanto, intorno alle nostre forze armate,
sono coloro che ogni giorno col sacrificio difendono i nostri confini, difendono i nostri territori. Quindi è doveroso nell'anniversario della vittoria nella Grande Guerra ricordare loro, ricordare il sacrificio di tanti che hanno speso la propria vita anche fino all'estremo sacrificio a difesa della patria. E oggi appunto il 4 novembre, 58 anni fa, la grande alluvione, Firenze, Grosseto e molte altre zone della Toscana furono invase dai fiumi in piena. Immagini che fecero il giro del mondo e che ci riportano a quanto accadde a Firenze il 4 novembre di 58 anni fa. Ogni volta che le osserviamo creano angoscia e inquietudine. Un fiume si impadronì di una grande città, portando con sé distruzione e la perdita di alcune vite umane. Lo stesso giorno finirono sott'acqua molte altre zone della Toscana, tra le quali Grosseto, la Maremma e tutto il Valdarno inferiore. 4 novembre 1966, un giorno passato alla storia. I toscani si rimboccarono le maniche e ripartirono come sanno fare, con grande civiltà. Arezzo città, tranne alcuni allagamenti, non subì danni particolari. Si ricorda soltanto l'acqua nel sottopassaggio di via Vittorio Veneto, inaugurato 6 anni prima, e il livello massimo raggiunto dai torrenti Castro e Bicheraia alle porte della città. Le conseguenze più gravi invece si ebbero in provincia, in particolare in Casentino e in Valdarno. Qui siamo a Ponte a Poppi, dove l'ondata di piena massima passò con alcune ore di anticipo rispetto a Firenze, cioè la notte tra giovedì 3 e la prima mattina di venerdì 4. Le immagini del CRED documentano la situazione del paese quando il livello delle acque era diminuito e quando volontari e soccorritori erano già impegnati nella rimozione dei detriti lungo le strade. A Ponte a Poppi fu il torrente Roiesine che ebbe un concorso di colpa determinante, esondando all'altezza del ponte sulla regionale 70 della Consuma e invadendo il centro abitato. Qui invece, nelle fotografie dell'epoca di Gastone Rotesi, è documentata la situazione nel centro storico di Montevarchi. È la sera del giorno 3, quando si iniziò a capire che qualcosa di grave stava accadendo davvero. Come osserviamo nelle immagini, il livello dell'acqua è già tale da impedire il normale transito dei veicoli e chi prova ad avventurarsi ha difficoltà a tornare indietro. Tutta questa massa d'acqua si riversò poi su Firenze, con le conseguenze che tutti ricordiamo. Una tragedia che ha cambiato il rapporto dell'uomo con il fiume. Molti testimoni di quanto accadde allora se ne sono andati. I ventenni di allora sono gli ottantenni di oggi. Lavori per la messa in sicurezza del fiume sono stati fatti. Le casse d'espansione possono mitigare il rischio di eventi simili, ma è indispensabile proseguire nell'opera di sistemazione. I mutamenti del clima e gli improvvisi rovesci lo richiedono più di prima. Torniamo alla cronaca con un'operazione antidroga dei carabinieri di Cortona. 2 le persone arrestate. Non si fermano all'alto imposto dai carabinieri, tentano di fuggire ma i carabinieri li inseguono e li bloccano. È accaduto sabato appena fuori il casello A1 di Monte San Savino. A bordo dell'auto, secondo quanto riferito dai militari, 2 stranieri che in virtù dell'atteggiamento nervoso sono stati sottoposti a perquisizione. Dentro l'auto i militari hanno ritrovato uno zainetto di colore nero posizionato davanti ai piedi del passeggero, 2 involucri di cellofan con all'interno dei panetti di cocaina, poi sottoposti a sequestro penale. Le 2 persone arrestate al termine delle formalità di rito su disposizione del magistrato di turno sono state associate presso il carcere di Arezzo. Il premio San Michele d'Oro 2024 è andato a Tonino Lamborghini ieri a Castiglion Fiorentino. Lamborghini, erede della dinastia, imprenditore eclettico che ha diversificato e ampliato il business di famiglia. Tonino Lamborghini ha conquistato tutti con il suo savoir-faire, la sua ironia e la sua classe. E lui stesso è rimasto colpito dall'accoglienza riservatagli. Bellissimo il borgo, bellissimo, chiamiamolo paese che è improprio, bellissimo il museo, bellissima la torre. Insomma, mi sono anche divertito a fare qualche bella foto. Non immaginavo sinceramente, conosco la zona, ma non conoscevo Castiglion Fiorentino. La Toscana, questa parte di Toscana, questa parte confinante con l'Umbria, perché in qualche misura siamo legati all'Umbria. Doverosa una riflessione sul momento attuale del mercato dell'auto. Il lusso si salva? Sì, sì, il lusso si salva soprattutto quando è un lusso tecnologico.
perché non basta l'estetica, ci vuole come una bella donna, se non hai l'anima puoi essere bella finché vuoi, prima o poi diventi vecchia, sei meno bella, ma è quello che c'è dentro, e quindi per un'automobile, ma per tutta la tecnologia. Sindaco, un esempio da seguire dal punto di vista imprenditoriale, senza dubbio. Pronunciare questo cognome significa eccellenza per quello che è stata questa dinastia, che sta proseguendo, trattori, auto e tutto quello che questo gruppo sta ideando, progettando con delle soddisfazioni nel mondo. E questa è la finalità del nostro premio. In chiusura lo sport con il calcio, parliamo naturalmente di Arezzo, succede tutto nella ripresa dal vantaggio di Corazza alla replica su rigore di Pattarello. Gli ultimi 5 scontri tra Arezzo e Ascoli erano finiti in pareggio e così è stato anche stasera. 1-1 al comunale, Pattarello di rigore risponde al vantaggio di Corazza. Troisi cambia le carte rispetto a Carpi, si rivedono Del Fabbro e Montini dietro, mentre in avanti conferma per Gaddini schierato al fianco di Guccione e Ogunseye. Di Carlo, a rischio panchina, ripone le speranze su Siripo e Tirelli a sostegno dell'ex Cesena Corazza. Il primo tiro nello specchio dell'Arezzo arriva con Gaddini, che ci prova prima da lontano trovando la respinta della difesa, poi da più vicino impegnando Olivieri nella prima parata della serata. L'Ascoli tarda a farsi vedere in avanti, ma lo fa pericolosamente. Palla messa fuori dalla difesa Maranto, Bando calcia al volo e trova l'opposizione di Montini. Il pallone diventa buono per Zilipo, che a botta sicura va di destro, ma Trombini risponde presente e distinto, disinnesca il tiro. La partita è equilibrata e si rivedono anche gli Amaranto. Montini recupera palla sulla destra e con un rimpallo favorevole serve Mauli, che torna dal numero 2, ma Livieri riesce bene sui piedi e blocca. Ancora Arezzo sulla fine del primo tempo, questa volta con Chiosa che anticipa un avversario e si lancia in avanti. 1-2 sempre con Mauli e destro sul primo palo, su cui Livieri si distende e manda in corner. Ad inizio secondo tempo, prima Mauli e poi Renzi arrivano dalle parti di Livieri senza impensierirlo troppo, ma è l'Ascoli che all'improvviso al 70° passa in vantaggio. L'ex Maranto Tremolada riceve palla sulla metà campo e vede Corazza in avanti. Lancio perfetto per il 18, che fa balzare il pallone 2 volte, conta i passi e con un diagonale deciso buca Trombini. Gol di pregevole fattura sia per il lancio che per la conclusione, ma difesa Maranto che sicuramente poteva far qualcosa di più. L'Arezzo non sembra in grado di reagire, ma a 6 dalla fine Tavernelli imbuca per Righetti, che viene atterrato in area da Ajapong, e Zago fischia il rigore. A differenza di martedì, sul dischetto va Pattarello, è entrato al 60°, sinistro forte e incrociato su cui Livieri non può arrivare, e pareggio Amaranto. 3 gol in stagione per Emiliano Pattarello, tutti dagli 11 metri. Dopo un ultimo brivido su un colpo di testa di Gagliolo, la partita finisce 1-1, risultato giusto per quello che si è visto in campo. Qualcosa non ha funzionato al meglio negli ultimi 2 match, ma dopo questo trittico di gara a distanza ravvicinata, Troisi e i suoi avranno una settimana di tempo per confrontarsi e capirlo, in attesa della trasferta con il Milan futuro. E con lo sport, con l'Arezzo, termina questa edizione del TG Giorno. Guardiamo come sempre insieme la programmazione per questa sera dopo il nostro telegiornale delle 20:30, le rubriche Newsline e 9:10, e poi la serata come ogni lunedì proseguirà con Sottorete, il magazine in diretta dedicato all'Arezzo, al campionato di Serie C condotto da Barbara Pierissi. Alle 23 il consueto appuntamento con In Compagnia di Alessio. Grazie per la vostra attenzione.